Pesante battuta d'arresto per i Panthers che all'Amplan cedono il passo ai Siemens Milano, campione in carica e da oggi unica squadra imbattuta del campionato. Una prestazione sottotono quella dei Nero-Argento, con la difesa che si fa sorprendere in avvio e non riesce a mettere la solita pressione sul quarterback avversario e l'attacco che riesce a segnare un unico touchdown allo scadere della partita. Troppo poco al cospetto della squadra più forte del campionato, che gioca una partita autoritaria e dal risultato mai in discussione. Punto di forza l'intesa di Zaratka con i suoi ricevitori, in particolare con Mitchell. Intesa che si manifesta in apertura di match, quando i due confezionano il primo touchdown in due sole azioni, sorprendendo nettamente la difesa di casa. Di Tunisi trasforma per il 7-0 Siemens. La reazione dei Panthers vede Monardi risalire il campo con due ricezioni pregevoli di Alinovi, mentre la difesa ospite mostra di avere le giuste contromisure alle corse di Malpelia Vallo. L'attacco nero-argento non riesce a sfondare e Coach Papoccia si affida al piede del rientrante Felli, che trasforma il field goal del 7-3. Canali e compagni neutralizzano il successivo attacco Siemens e Monardi si affida ancora ad Alinovi, che firma una ricezione in acrobazia tra due avversari. Il quarterback nero-argento arriva a pochi passi dal touchdown con Durham, ma un'ottima difesa ospite e in apertura di secondo quarto, qualche errore di troppo, costringono i Panthers a ripiegare ancora sul field goal, che Felli trasforma per il 7-6 Siemens. Dopo due possessi per parte, che si concludono con un nulla di fatto, la coppia Zaratka-Mitchell concede il bis, ricezione di 45 yards direttamente in touchdown per la segnatura che indirizza di fatto le sorti del match. Di Tunisi non sbaglia e i Siemens conducono per 14-6. Nel possesso successivo Monardi mostra di non essere da meno e trova la ricezione acrobatica di Durham sulle 35 yards, ma anche stavolta manca lo spunto decisivo e ci si affida di nuovo a Felli, che dalla linea delle 40 yards colpisce il palo con la palla che rimbalza beffarda sul campo. Il primo tempo si chiude così sul 14-6 per i milanesi. In apertura di ripresa l'attacco Panthers cede subito il possesso e Zaratka guadagna yards con le ricezioni di Mitchell. Una bella corsa di buona parte e qualche fallo della difesa di casa. A segnare il touchdown è ancora una volta Mitchell con una ricezione al limite della end zone, ma che per gli arbitri è comunque in campo. Con la trasformazione di Tunisi, il tabellone recita 21-6 Siemens. L'attacco Panthers ancora una volta può tentare di mettere punti a tabellone soltanto con un field goal di Felli dalle 35, che però non va a buon fine. Nel quarto periodo i Siemens vanno ancora a segno con una ricezione incredibile di Tunisi che trova l'ovale pur stretto tra due difensori. Trasformazione completata dallo stesso di Tunisi per il 28-6 Siemens. Le ultime speranze di rimonta dei Panthers si infrangono sull'intercetto di Piccini su un tentativo disperato di Monardi sotto pressione di servire Durham in profondità. Prima della fine, Morand regala ai tifosi milanesi al seguito un touchdown esaltante. Invece di calciare il punt, il marinaio numero 2 si invola per tutto il campo e sfruttando i blocchi dei compagni va a segnare con disarmante semplicità. Di Tunisi trasforma per il 35-6. L'orgoglio delle pantere permette ai nero-argento di segnare allo scadere con una ricezione di Finadri, con la trasformazione di Felli per il definitivo 35-13 Siemens. Sconfitta questa che non pregiudica il cammino dei Panthers verso il Super Bowl, anzi deve essere lo stimolo giusto per superare gli errori commessi oggi e migliorare intese e automatismi per il resto della stagione. L'occasione giusta arriva già tra 7 giorni, ancora all'Anfranchi, contro gli insidiosi Guelfi di Firenze. Presente Bonvicini, i Panthers perdono la prima partita della stagione contro i Siemens, la partita che poteva rappresentare la stagione. Cosa significa questa sconfitta? Ma significa che non siamo più imbattuti, che mettiamo a tabellino un negativo e che continuiamo a correre davanti, quindi non, insomma, siamo abbastanza tranquilli. Ci sta, loro hanno giocato bene, non hanno sbagliato nulla e invece noi abbiamo fatto errori e gli errori in partite di questo tipo si pagano, quindi ci sta assolutamente. Una battuta d'arresto e anche qualche infortunio forse di troppo. Come affronteranno i Panthers la prossima partita che li vedrà tornare all'Anfranchi il 6 di maggio? domenica, sì. Adesso vediamo, l'unico che in realtà si è assentato è già, insomma, è andato via,
a farci vedere Diaferia con una brutta al braccio, gli altri credo che sia, rientra nella normalità del gioco, quindi anche Vasini è uscito, ma non credo sia niente di grave, speriamo insomma. Invece Diaferia aspettiamo notizie da pronto soccorso, ma comunque non c'è niente di, insomma, si è fatto male a un braccio, niente di grave. Arioldi, sconfitta per i Panthers contro Simen, cosa non ha funzionato? Troppi errori subito all'inizio, abbiamo sbagliato subito e poi non siamo riusciti a tornare in pista e giocare come facciamo sempre. Cosa c'è da migliorare quindi in questo proseguo di campionato soprattutto? Beh, da migliorare sicuramente è l'effort che dobbiamo metterci in campo, dobbiamo essere molto più competitivi e non essere troppo deboli. I Panthers tornano il 6 maggio a Lanfranchi, questa volta in campo dovranno affrontare i Guelfi, che avversari troveranno? Guelfi sono una squadra molto forte, hanno un QB che corre, americano, hanno l'oriundo ricevitore, la safety americana, quindi comunque dobbiamo far vedere veramente chi sono i Panthers anche in questa situazione. Giorgio, Isimen, bestia nera dei Panthers, prima sconfitta stagionale, cosa non è andato? Cosa non è andato? Tante cose non sono andate bene. Diciamo che non c'è stato c'è stato un buon attacco per tutto la parte lunga del campo. Poi purtroppo noi negli ultimi 10-15 yard siamo abituati in questo momento a fare delle cagate. Si può dire cagate? No, non si può dire. Delle scemate. Purtroppo facciamo dei fumble, dei drop, degli incompleti. Purtroppo ci perdiamo negli ultimi 10 yard di campo. Una volta migliorato quello possiamo fare la differenza, quindi questa non è una partita che a noi contava più di tanto al momento, ovviamente si presuppone che vinciamo tutte le altre e quindi Simen io credo che c'è una buona possibilità di rincontrarli in finale, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e andiamo soltanto sui nostri errori, dobbiamo arrivare alla finale preparati su quello che abbiamo sbagliato. Questi ultimi 10 yard di campo saranno fondamentali perché i Panthers tornano alla Franchi contro i Guelfi. Cosa vi aspettate da questa partita e soprattutto che avversari incontrerete? Allora, all'inizio del campionato i Guelfi si sono dimostrati una grande forza. E c'è da dire che hanno incontrato squadre alla loro portata, quindi leggermente, non voglio dire di seconda fascia, ma leggermente più deboli. Quando hanno incontrato Giants e Simen abbiamo visto che si sono un attimo ridimensionati, quindi credo che sia una partita comunque difficile perché abbiamo visto il loro QB americano è molto bravo a correre, hanno Vannucci che è l'oriundo è veramente veramente molto forte, però è una partita tranquillamente alla nostra portata e quindi possiamo far bene.